Martedì 28 aprile 2015, io sono Bella Shakmirs e questo è Good Morning Milano. Buongiorno a tutti e ora vediamo cosa succede oggi a Milano. Iniziamo ricordandovi che per la giornata odierna è stato proclamato lo sciopero dei lavoratori del gruppo ATM. L'agitazione è prevista dalle ore 8.45 alle 15 e coinvolgerà sia i mezzi di superficie anche la metropolitana e comporterà quindi una serie di disagi per cittadini e pendolari. Per agevolare gli spostamenti il Comune di Milano ha sospeso il pagamento dell'area C per oggi. Parlando di trasporti, novità anche in stazione centrale. Dal 1 maggio, giorno inaugurale di Expo, sarà possibile accedere ai binari della stazione centrale di Milano solo se sarà in possesso del biglietto del treno, dal momento che entreranno in funzione i gate di accesso nell'area delle partenze. I gate sono stati già sperimentati nelle ore di punta in passato, ma ora saranno sempre attivi per i motivi di sicurezza. Sempre in tema di trasporti, è prevista per domani, mercoledì 29 aprile, l'inaugurazione delle 5 nuove stazioni della metropolitana M5, San Siro Stadio, che si chiamerà per i prossimi mesi San Siro Mediaset Premium per un accordo commerciale con il canale televisivo, San Siro Ippodromo, Lotto, Segesta e Domodossolo. Le stazioni operative diventeranno quasi 14. Entro fine ottobre saranno infine aperte le ultime 5. Chiudiamo con un po' di cultura. Riapre oggi al pubblico al Castello Sforzesco la Leonardesca Sala delle Asse, che si è deciso di rendere accessibile in vista di Expo, nonostante il restauro non sia ancora ultimato. I lavori proseguiranno infatti anche dopo l'Expo, ma alcune scoperte avvenute in questi mesi potranno essere ugualmente visibili grazie ad un'esposizione multimediale e ad un parziale rimozione dei ponteggi. Sono Bella Shakmirs e vi do appuntamento alla prossima puntata di Good Morning Milano.